Innanzitutto, buon pomeriggio, buonasera a tutti, dipende a che ora vedrete questo video. Allora, ragazzi, io sto per ritornare su questa questione di Gennaro Nocerino, liberato, liberato Gennaro Nocerino. E la domanda è, la provocazione, siete sicuri che Gennaro Nocerino sia davvero liberato? O perlomeno, siete sicuri che sia solo lui liberato o ci sono più persone? Voglio fare un back to past. Ritorno al 20 luglio, Miezumar, Procida, spiaggia della lingua. Mi sono visto tutto il live e ho cercato di vedere bene quelle che potessero essere delle sfaccettature e ho notato che liberata arriva con una persona e va via con una persona. Questo potrebbe indicare che può essere il manager, una persona vicinissima al liberato o una persona che fa parte di quel famoso progetto. Che si c'è là dietro Liberato? Una tesi che io ho portato avanti sin dall'inizio, che Liberato non fosse una persona singola, ma che fossero più persone. Ok, per quanto riguarda Gennaro Nocerino, ormai è noto a tutti che Gennaro Nocerino c'entri qualcosa con tutto il discorso di Liberato o che possa essere il frontman del discorso Liberato. Io mi sono scritto delle notizie. Va bene, ovviamente, cioè, in tutti questi anni sono stati fatti mille e uno nomi. Io ero uno di quelli che credeva che Livio Cori potesse essere liberato perché la voce era molto somigliante. Comunque, adesso diciamo così, tra virgolette, stiamo arrivando a una conclusione, voglio perché, cioè, per quanto sia bene organizzata la situazione, qualche cosa sta uscendo fuori e secondo me qualche cosa sta uscendo fuori perché forse troppe persone sono state attribuite a questo progetto e magari realmente chi lavora a questo progetto, magari a questo punto, sta facendo uscire fuori qualche notizia perché magari gli brucia un pochettino il culo, perché no? Va bene. Tutto nasce da una situazione di TikTok dove praticamente questo utente in un video ha fatto sì che insomma combaciassero determinate situazioni sul liberato e la persona che insomma si cela dietro il volto del liberato, secondo questo utente di TikTok, è Gennaro Nocerino. Perché nasce tutto dalla SIAE, sono stati fatti degli incroci su determinate canzoni, gli autori di queste canzoni, cioè liberato fisicamente non esce mai, esce sempre questo Gennaro Nocerino insieme ad altre persone. Secondo la teoria di questo TikToker, dove ha svelato varie tappe, ha messo sta cosa a tappe, ha fatto un video a tappe su Gennaro Nocerino. Il primo punto è il confronto di un live che è stato fatto da Gennaro Nocerino, che sarebbe esattamente questo hot spill, questo live hot spill, dove Gennaro Nocerino è stato messo a confronto con Liberato. Ed effettivamente andandolo a vedere, guaiù, le movenze, la voce è tutto simile, molto 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 simile. Ma ha lasciato un attimino di stucco pure a me, ma ha lasciato un attimino di stucco pure a me, ma comunque ci sono più persone dietro questa cosa, anche dove Gennaro Nocerino, diciamo così, compare in prima persona. Ok, poi il secondo punto è proprio questo qua, che tra i compositori di We Come From Napoli, We Come From Napoli, e Liberato non c'è, appare Gennaro Nocerino, su questo pezzo di Liberato appare Gennaro Nocerino come autore di questo pezzo. E poi su un progetto musicale fatto nel 2019 che si chiama Future Romance, se l'ho detto bene, oggi spaccata, dove anche qui facendo un passaggio con la SIAE vediamo che gli autori c'è anche Liberato oltre a Gennaro Nocerino e tutta sta gente che sta dietro a sta situazione qua. Capito? E poi vabbè, nel libro che è stato scritto nel 2018, pubblicato nel 2018, chi l'ha scritto questo libro? Io non lo so. Vabbè, un libro che è stato scritto da Valentino mi sembra qualche cosa. Comunque, questo autore, questo scrittore, all'interno di questo libro citava più volte e più volte e più volte ancora questo Gennaro Nocerino come un potenziale, diciamo così, membro se non lui, il principale, diciamo così, indiziato ad essere liberato. Adesso voglio io che cosa vi voglio dire. Ci sto marciando molto su questa storia qua, dico la verità, ne sto facendo tanti video perché vedo che c'è una grande passione, non solo mia, ma da parte di tutti quanti voi. Quindi mi piace moltissimo interagire con voi su
sotto questo punto di vista qua, sotto questo profilo qua. Io vi dico, vabbè, mi sono visto il concerto, mi sono visto il live Hot Spill, mi sono visto tante cose e in effetti, dico la verità, sono onesto, è riconducibile molto a questo Gennaro Nocerino, sia la voce, proprio gli atteggiamenti, i modi di fare e quant'altro. Poi vabbè, gli incroci della SIA, io poi dico, un progetto articolato in questo modo si fa sgamare in una maniera così facile, anche qui ho la mia idea dove forse probabilmente tutto l'entourage liberato ha detto facciamo uscire qualche notizia perché troppe persone stanno godendo della nomea di essere liberato quando poi magari in realtà non lo sono. Perché rimango dell'idea che Liberato sia un gruppo e non un singolo? Perché abbiamo sempre il solito DJ, abbiamo sempre il solito tastierista, abbiamo varie persone sul palco e abbiamo lui al pianoforte e voce, che probabilmente forse è Gennaro Nocerino. Ma rimango di questa opinione qua perché anche dietro l'autorato di Liberato figurano tante, tante persone, quindi tanti nomi. Sono convinto di questa cosa qua. Come sono convinto che l'identità di Liberato sia in realtà una cosa molto più articolata di quello che noi vogliamo credere. E nel 2022 riuscire a portare avanti una progettualità così seria, così lineare e così anonima è comunque molto difficile. Quindi sono sicuro che chi ha fatto trapelare questi nomi, che poi questi nomi sono, cioè Gennaro Nocerino non l'abbiamo fatto solo sui social, rimbalza sui social da qualche tempo, ma in realtà è già qualche annetto che le testate giornalistiche più importanti italiane davano come Gennaro Nocerino, diciamo così, figura principale, ad essere indiziato proprio come liberato. Ok? Quindi diciamo che determinate cose non ce le stiamo inventando. Poi è uscito anche un video di fanpage dove spiegava tutta questa situazione qua, che poi sono le stesse notizie che mi sono andato a leggere io, che poi non ci vuole niente, basta che andate sui giornali, sui gazzettini, sulle robe e vedete che insomma è molto molto facile arrivare a questo punto di vista qua. Mi sono fatto anche la ricerca su Spotify ed effettivamente esce ancora fuori Gennaro Nocerino, ma non esce solo fuori Gennaro Nocerino, ci sono altre persone, altri nomi. Boh, la mia provocazione dove sta, ragazzi? La mia provocazione è questa qua. Siamo sicuri che Gennaro Nocerino sia realmente liberato? O dietro Liberato si presentano più facce, più figure, più persone? Io sono convinto che è la seconda. Stava prendendo un pochettino piede l'idea della famosa teoria che potesse essere un gruppo di ragazzi carcerati a Nisida perché questi arrivano sempre dal mare, ma poi mi sono dato un'altra spiegazione. Insomma, molti testi di Liberato, molte canzoni di Liberato fanno sempre riferimento a Mergellina, fanno sempre riferimento a Procida, a Nisida, fanno riferimento a quella che è la nostra bella Napoli, anche perché secondo me è Liberato ad oggi uno dei più bravi poeti a livello contemporaneo, perché quelle cose che lui scrive sono la nostra quotidianità, cioè per me è un orgoglio avere un cantante come Liberato a Napoli. E poi sono convinto ancora di un'altra cosa, che alcune tendenze accentuali, quindi alcuni accenti, alcune parole, mi fanno pensare molto a una zona limitrofa, scusatemi, a Napoli e non a un napoletano verace, perché molti termini, molte terminologie sono più attinenti a quelle che sono le zone, diciamo, limitrofe a Napoli. Ragazzi, ho fatto il vaccino, non so se sta facendo effetto, ma secondo me sì. Detto questo, io non mi voglio prolungare più di tanto su questo video qua, vi ho dato altre notizie, ma secondo me cose che ormai tutti quanti noi sappiamo. Io penso che sul canale vi debba portare un qualche cosa di più diretto e di più concreto, che non siano le notizie che noi ci andiamo a leggere o ci andiamo a vedere quotidianamente. Quindi lavorerò ad una cosa, cercherò di incontrare questo Gennaro Nocerino, troverò un modo per farlo e voglio capire se c'è la possibilità in una chiacchierata con lui di scavare un pochettino più a fondo. E comunque, tornando al discorso del libro scritto nel 2018 dall'autore, era Valentino, mi sembra. Quando fu proprio chiesto a Gennaro Nocerino se fosse lui liberato, cioè lui si è sempre astenuto dal rispondere in realtà, no, non sono io, oppure sì, sono io, vabbè, figurati se ti diceva sì, sono io, però c'era, se tu dici con fermezza, come ha sempre fatto Livio Cori nel
combattere sul discorso di dire io non sono liberato, magari Gennaro Nocerino poteva dire no, non sono io, in realtà non l'ha mai fatto. Vabbè, sono tutte teorie, dubbi, certezze che insomma si mischiano insieme. Voglio, io vi lascio al prossimo appuntamento che sarà a breve e se avete le vostre teorie, come state facendo, scrivetemelo perché io in base alle vostre teorie mi vado a leggere e mi vado a vedere tutte le notizie. Mi sono stati scritti dei messaggi bellissimi di persone che si sono confrontate moltissimo con me. Io ho risposto, ho cercato di rispondere a tutti, anche perché il mio canale YouTube è molto intasato, non solo per questi video di Liberato, ma anche per tutto il discorso mio musicale e artistico. E quindi cerco di rispondere a tutti. Però, grazie a degli utenti, a degli amici, non voglio chiamarli utenti e né altro, voglio chiamarli amici che mi hanno scritto qui su YouTube, sono andato a ricercare delle cose e grazie a queste dritte ho potuto vedere di persona che effettivamente, voglio, c'era qualche nesso tra l'una e l'altra cosa. Io vi saluto qui, vi rimando al prossimo video. Questo è il mio studietto, Carlo Assemba, ragazzi, per voi è tutto. Ciao, peace and love.